Sì. Chiedi Spinelli che... Io mi chiedo a te di te parlare, e io mi chiedo come ho studiato questo momento. Dove sei? No, cazzo. Faccia questa, Peppe, se c'è una fotografia. Fai gli auguri ai nostri lettori. Oggi ci sono i saldi. Non si paga oggi. Corso Garibaldi, Reggio Calabria, 2 gennaio 2010, siamo con l'assessore Peppe Agliano, a cui giriamo subito il microfono per gli auguri ovviamente di un anno felice per tutti, ovviamente come deve essere per tradizione, ma soprattutto per i nostri concittadini, per i reggini, per i calabresi, che sicuramente quest'anno avranno un importante compito, appunto quello di rinnovare il Consiglio regionale. Noi ci auguriamo che sia veramente un rinnovamento totale, che possa portare alla Calabria tutte quelle situazioni e quelle garanzie che finora abbiamo avuto. Ecco, una battuta, visto che oggi 2 gennaio è tempo di saldi, si aprono i saldi anche qui a Reggio Calabria, ma i saldi anche per la politica? Beh, la politica in questo momento, ma come d'altronde da un po' di tempo, non passa a momenti felicissimi. L'augurio è quello che tutti noi ci facciamo, è che chi vuole fare politica, chi si impegna in politica, chi da tanto tempo fa politica possa dare un reale contributo alla rinascita, al risollevamento della nostra terra. Non ne abbiamo bisogno, la Calabria e la Reggio ne hanno bisogno, speriamo che questo sia veramente un anno di svolta, un anno diciamo di cambiamento generale. Ecco, il Presidente della Repubblica sul suo messaggio di fine anno agli italiani, ma non solo, ha indicato come strada maestra comunque l'invito al dialogo e soprattutto alle riforme istituzionali che adesso non solo i politici chiedono ma anche la gente. Diciamo che ci sono alcuni settori della politica dello Stato che hanno necessità di avere un rinnovamento, lo dicevamo prima. Questa secondo me, una di queste è la giustizia. Berlusconi forse con toni un po' accesi spesso alza il tiro, ma bisogna diciamo riconoscere che in questo settore c'è veramente bisogno di un rinnovamento. Noi abbiamo un codice che risale credo ai tempi del fascismo, quindi ripeto, è necessario anche in questo campo che ci sia veramente una svolta. Ecco, dichiarazione dell'ultima ora di Roberto Maroni: al sud non fate richiesta di stipendi ma di lavoro vero. Concorda con questo, che può essere uno slogan per noi meridionali?
Concordo sì, perché noi è la politica che facciamo da sempre, con Scopelliti e con gli amici qui a Reggio Calabria. Da 7 anni nel nostro governo della città non siamo mai andati in giro con la mano tesa a chiedere l'elemosina. Abbiamo presentato progetti, programmi e progetti seri appunto per la nostra terra, quindi riteniamo che ormai è finita l'epoca del politico di turno che va a Roma a chiedere l'elemosina, a chiedere le cose per i favori. Bisogna andare lì con la testa alta, con la schiena dritta e per presentare proposte e progetti seri per la nostra terra. Giuseppe Agliano, assessore del comune di Reggio Calabria. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Quando ti piace il tuo bomber, uno più uno fa il 2.